fatto il segretario generale del sindacato trasporti della CGIL, la FILT. E io di mestiere, di lavoro, facevo l'autista di autobus, ero un dipendente dell'azienda trasporti di Savona. Sono entrato nel sindacato rappresentando i lavoratori del trasporto pubblico locale, poi all'interno del sindacato mi hanno chiesto di fare il responsabile dell'appena nato da pochi anni sindacato generale di tutti i trasporti, cioè che al suo interno aveva anche, diciamo, acquistato la categoria dei portuali. E la cosa che può interessare è che io sono stato il primo, in questo caso a Savona, segretario del nato sindacato dei trasporti non portuale. E ho vissuto perciò questa esperienza del porto di Savona proprio nella fase, nel porto di Savona, ma della portualità in generale, nella fase di grandi trasformazioni che va dalle privatizzazioni fine anni 80, quei famosi decreti Prandini, fino alla nascita dell'autorità portuale 1995, che sostituisce gli enti porto, che erano strutture pubbliche che avevano la responsabilità di coordinare il lavoro nei porti, ma anche di operare. Infatti, i dipendenti degli enti porto erano gli operatori delle macchine che lavoravano in porto, perciò delle gru. Cosa che invece con la privatizzazione va ai privati. E in parte anche alla compagnia portuale che nel frattempo si trasforma. Noi avevamo l'esperienza anche del porto di Vado, che era un porto che era nato, diciamo, come sbocco al mare della Fiat inizialmente, poi invece è diventata una banchina a tutti gli effetti, poi la Fiat, come sappiamo, è fallita, ha trasferito le sue produzioni, ed è diventata questa esperienza della Reefer Terminal che ha messo insieme un'esperienza assolutamente importante perché la Reefer Terminal era un segmento di, come dicevamo noi a quei tempi, dell'attività di trasporto che andava dalla produzione fino alla consegna. Cioè la Reefer Terminal, perciò il gruppo Orsera aveva le piantagioni in Costa Rica, aveva le navi, sbarcava e consegnava ai clienti, perciò aveva il ciclo continuo completo. Produceva la frutta, ananas e poi le banane. Aveva le sue navi che la trasportavano, aveva il suo terminal che se le sbarcava e poi aveva il sistema di trasporto su gomma e ferroviario che le inoltrava ai clienti, diciamo, alla consegna. Le navi per poter entrare in un porto avevano dei vincoli, avevano i piloti che dovevano accogliere la nave all'ingresso del porto, avevano i rimorchiatori che la dovevano portare in sicurezza alla banchina, avevano gli ormeggiatori che erano quelli che diciamo, la vincolavano, la fermavano alla banchina. Lui per primo cercò di fare a meno dei rimorchiatori, si aprì uno scontro, un contenzioso giuridico che è durato anni, poi naturalmente sono quelle cose che non vanno mai, alla fine si giunse a un accordo, perché non c'era altrimenti una legge che permetteva di vincere uno o l'altro. C'è sempre stato un po', diciamo, di conflitto anche, diciamo, nell'organizzazione del lavoro tra ruolo della compagnia in quanto cooperativa disciplinata per legge nel lavoro portuale e il sindacato che doveva rappresentare il lavoro. La compagnia si riteneva un po' autosufficiente al suo interno, cioè l'organizzazione volevano deciderla autonomamente loro, e però il sindacato era lo strumento che gli serviva per poter, diciamo così, competere a livello nazionale e oltre per quanto riguardava le normative e i contratti che disciplinavano la materia economica, poi perché naturalmente i contratti erano contratti che si facevano a livello nazionale. E che naturalmente c'era bisogno a quel punto di un'organizzazione che rappresentasse tutti i lavoratori, perché il contratto era un contratto di lavoro salariato a tutti gli effetti, perciò da quel lato lì c'era questo. E questo ruolo però del ruolo del sindacato e il ruolo della compagnia in quanto cooperativa e autogestione è sempre stato un po', diciamo, tra virgolette, diciamo conflittuale, nel senso che appunto, come dicevo, l'organizzazione interna voleva essere gestita dai soggetti dai portuali, mentre il resto doveva essere utilizzato il sindacato come strumento per poter, diciamo, rappresentare nei confronti delle partite più ampie che riguardavano la normativa, le leggi, i rapporti con le nate autorità portuali, perché nel 95 nasce l'autorità portuale, che è un soggetto che è diverso dall'ente porto, come ho detto prima, che in partenza invece aveva un compito solo di rappresentanza territoriale e di gestione di un pezzo di ciclo che era quello del bordo nave con le gru. L'autorità portuale invece cambia completamente il suo ruolo, è il soggetto che promuove lo sviluppo del porto,
promuove le nuove attività, ma anche gli investimenti nel porto, cioè le nuove banchine, le infrastrutture e quant'altro, ed è un soggetto pubblico che a tutti gli effetti governa poi, diciamo, l'attività tutto all'interno del ciclo banchina, perciò del demanio, tanto per capirci, di tutto ciò che è considerato pubblico da questo lato. Con la nascita delle autorità portuali, uno dei vincoli che eravamo riusciti a ottenere come sindacato era che per lavorare in porto le imprese private, i cosiddetti terminalisti, dovevano applicare un contratto dei trasporti. A quei tempi i contratti dei trasporti nei porti non c'erano perché c'era il contratto della compagnia portuale e c'erano i contratti degli enti porto. E allora a quel punto avevamo individuato un contratto, diciamo, di tipo privato, che era di movimentazione merci, che poi è diventato il contratto nazionale dei porti. È stato la Savona, siamo stati i primi. Ricordo che avevamo avuto una lunga discussione anche col segretario nazionale del nostro sindacato, che ci chiedeva di non applicare per primi quel contratto. Però naturalmente noi dovevamo applicare un contratto ai lavoratori nel porto. Savona era un porto che ha retto anche nella crisi difficile degli anni 80 e 90, confronto a Genova che era molto in crisi, perché aveva una tradizione di movimentazione di rinfuse. Rinfuse che, dal momento che era l'avvento dei contenitori, del container, rinfuse era merce residuale, anche se importante, ancora anche molto ricca, perché prevedeva molto lavoro. Mentre il container è una merce povera, usiamo questo termine, perché naturalmente è un cassone che si muove in modo spedito con macchinari. La rinfusa invece prevede una lavorazione, prevede intervento dell'uomo, della mano dell'uomo per poter essere movimentata. E perciò Savona era riuscita a tenere una nicchia di lavoro. Ricordo nei primi anni 90 che siamo riusciti anche in un periodo di difficoltà a utilizzare, credo pochi in Italia, probabilmente nei primi, a utilizzare fondi europei che non erano neanche conosciuti per gestire la formazione dei giovani, la SRL del porto. Prima era tutto trasmesso da anziani a giovani, c'era una catena di anzianità. Poi con i massicci prepensionamenti avvenuti nel porto ci siamo ritrovati in una situazione in cui che veniva a mancare proprio il sapere, anche il modo di lavorare, la tradizione.